una cicciona di colore mi ha chiesto soldi. Beh, una persona insomma che ha una pelle, diciamo così, di colore differente rispetto alla nostra, alla mia. Ecco, stava lì e mi ha chiesto i soldi poco fa. Questa donna, pensate che dal punto di vista fisico era letteralmente una balena al Cerbero, si usa dire, cioè era praticamente una cicciona, ok, una obesa. Voi pensate che figura di merda che ha fatto, cioè chiedere soldi a me ma anche agli altri passanti con il fine, con lo scopo, con l'obiettivo di ricevere soldi. Ma come? Dio buono, sei cicciona, sei obesa, sei grassa, scusate la volgarità, e ti permetti di facto di chiedermi soldi? Com'è possibile tutto ciò? Eppure è tutto fottutamente vero. Io non mi sarei mai aspettato una cicciona che ti chiede soldi. Io ovviamente non ve lo devo dire, no? È una risposta retorica quella che vi do. Se qualcuno mi dovesse chiedere: ma tu, Leandro, conoscitore italiano, per caso hai dato soldi a questa donna obesa, cicciona? La risposta ovviamente è no. Io le ho dato una birra. Perché? Perché ovviamente la persona che è mendicante mi deve di fatto, de facto, dimostrare che va a birra, altrimenti da me non riceve il becco di un quattrino. Inoltre, e ripeto inoltre, come molti di voi già sanno, sono contrario al Cerbero